Amici di Potere Robotico, abbiamo un nuovo Midcloth. Sto interpellando comunque i sindacati per le pari opportunità dei Midcloth verso tutte le altre recensioni. Per cui state attenti e rimanete qua in attesa che il prossimo Midcloth ne vedrete delle belle, secondo me. Perché... Sì, comunque i Midcloth hanno lo stesso spazio che hanno gli altri nel momento in cui hanno... vanno su quando... Ma io comunque ho chiamato i poteri forti e vedrete... Cioè, ho messo su anche Chiocco ultimamente. Ultimamente, perché è stato obbligato. Perché lei è rimasta in coda, poverina, per un po' di tempo. E sono arrivate lettere minatorie sulla scrivania che è stato obbligato. Adesso lei sta... Ho fatto tutto secondo le regole. No, lei sta insabbiando la verità. E verrà a galla, la verità. No, verrà. non temo. Io dopo la legge della coppa... la legge vedrà, della coppa, sì. Vedrà che dovrà temere anche altre cose. Comunque, a parte questa digressione, sì. Dove lo straccione che sarà chiamato... sul banco degli imputati, probabilmente. Guardi, allora io le rispondo come rispose Andreotti. Io mi difenderò con tutte le mie forze e non sono poche. Ahia mio Dio. Cioè, comunque, vada. Per il nostro pubblico affezionato di questi prodotti belli e importanti, sì. Abbiamo Sid. Sid, questo è Sid. Della Stella Mizza. Esatto, dei Cavalieri Asgardiani. Sì. Ho detto anche i God Warrior. Questo è un EX? È un EX, ah, okay. E va a, come dire, soppiantare la vecchia versione dei Midcloth Classic. O meno soppiantarlo, va anche a, come dire... migliorare, ma più che migliorare la va anche a completare, perché completando questa cosa praticamente si può avere sia il totem che il cavaliere con il clot indossato. Okay. Che poi queste si chiamavano, non si chiamavano clot, ma erano le armature divine, erano chiamate anche God, cioè era, anche perché comunque questa serie qui era fondamentalmente una pura invenzione della Toei, sì. Che fungeva da, come si può dire, da filler, sì. Per dare sì. più tempo al manga di poter andare avanti nella storia e avere più capitoli da poter, ma, diciamo, mettere in animazione. Esatto, diciamo che comunque sia tutta la stagione asgardiana, sì. È quello che noi la possiamo vedere nei fumetti con quel piccolo racconto di Bluegrad. Cioè, nei fumetti, Bluegrad è la porta per accedere al mondo degli abissi qui da Poseidone. Qua invece Asgard, ma in maniera molto più amplificata, quindi con sette spaccaculi, invece Bluegrad... Otto spaccaculi... E invece Bluegrad era fatto soltanto da questi soldati con queste armature azzurre, e ce n'era uno Gagliardo di cui poi Cigno si prende cura, diciamo. Sì. Invece qua, come il Cigno è il primo ad arrivare ad Asgard, perché è il primo che mandano, gli altri arrivano dopo. Ma lui andava là a come un spia, a nasarellare, lo beccano e gliene danno. Sì, mi ricordo questa scena che lui è legato. Però poi lui tornava a Nova Luxo. Poi gli altri arrivano sostanzialmente, ma non mi ricordo se dopo li torna indietro, ritorna con gli altri arrivano dopo, a me non me lo ricordo. Ma allora, adesso, perché anch'io adesso... Secondo me lui scappa, perché viene liberato da Flare. Ok, lui gli dà lo zuffolo, e lei si fa zuffolare. E Artax brucia. Abbastanza. Però allora, perché allora forse ho un ricordo un po' sbagliato. Io mi ricordo che lui comunque è il primo cavaliere asgardiano che entra sì. in azione. Sì. Va a rompere un po' le palle al grande tempio, sì. E il primo cavaliere
che trova, diciamo, il grande tempio è Aldebaran. Sì. Aldebaran, perché comunque il Mu dell'Ariete era in giro. Ma quel cazzo sono, come fare, solito. Esatto, e quindi ci deve rimanere uno stronzo. Uno stronzo, Che rimane a guardia della casa. Lo stronzo a guardia della casa era poi fondamentalmente Aldebaran del Toro. Sì. Poi dopo, lui, in un certo qual modo, Orciona, il cavaliere del Toro. Però... Infatti non mi è particolarmente simpatico il ragazzo qua, anche perché lo fa in maniera un po' vile. E lo sapeva. Ma lo sapeva, però io purtroppo da persona che ha il segno del Toro mi devo ciucciare il fatto che Kurumada è chi per lui deve sempre metterlo in mezzo per far vedere quanto sono forti gli altri. E no, vaffanculo! Esatto! E tant'è che poi dopo anche in Soul of God il cavaliere della bilancia sì, lo percula un po', lo percula un po', nel senso, però ora che insomma fai vedere, cioè, asino, hai fatto una brutta figuraccia all'epoca, adesso te ripigli, ma diciamo che Soul of God fa anche ripigliare molti cavalieri sì, comunque. Li riabilita agli occhi del fandom. Ma il problema è che poi mi domando, ma ok, lui ha opzionato il cavaliere del Toro in maniera vile, poi dopo ha detto, ma il naso è un po' largo, ma forse è meglio che comunque poi vado, vado forse perché che il Toro gli dice che Atena non era lì o comunque lui si presenta e dice, noi siamo qua a rompervi i coglioni, e dico, ma perché è venuto a rompere i coglioni questo qua? E poi dopo, vabbè, Asgard, dopo, sai, lo scioglimento dei ghiacci, mica il scioglimento dei ghiacci, c'è quella cosa per cui altrimenti tutto il mondo sarebbe invaso. Certo. E diciamo che... E allora vanno là. Vabbè, andiamo là. Perché c'è da dire anche un'altra cosa. Comunque il Toro non muore, attenzione. Si prende cura di lui, castagna. Però dopo lui si vede che nasa l'aria, perché comunque non prosegue la corsa alle 12 case, perché... Dopo, comunque, la quinta casa... Anche mi ha detto che vieni su. O magari la quinta casa c'era... Sono quasi tutti morti. C'era il leone. Magari c'era il leone. Due schiaffoni li prendo. Sì. Poi dopo c'era la Vergine, magari anche due schiaffoni li prendo anche lì. Più grossi. Allora aspetta un attimo che ne abbiamo opzionato uno, abbiamo fatto bella figura. Andiamo. E andiamo a Nuova Luxor. Sì. Dove là lui si presenta con fare da figo, da bullo, e al cospetto di Atena, e naturalmente c'è Seiya, certo, che magari ci stava anche provando, finché arriva lui a rompere il cazzo, porca troia, cazzo vuole questo qua, c'è anche l'armatura nuova, sono figo, c'è Atena che è tutta bagna, porca troia. arriva anche quel simpaticone di Andromeda. Ah sì, probabilmente sì, ma il cigno c'era o no? Allora, secondo me c'erano tutti, dal dragone secondo me no. Forse non c'era Fenix. No, Iki sicuramente no, perché lui si fa i cazzi fuori. Ma secondo me non c'era mica. Però loro si presentano con queste armature nuove. Io sono Pegasus di fuoco, io sono Andromeda il io sono Cigno di cristallo, quello che era. Ma allora si era già liberato. No, cigno. Ci va dopo. Ci va dopo ad Asgard, il Cigno da solo. Dopo. Ah, dopo che lui si è presentato? Sì. No, io invece, perché quando poi dopo loro sbarcano, sì, il primo a schiaffonarsi è comunque Seiya. Ok, sì, quando iniziano a fare la solita manfrina. E quando loro sbarcano però ci sono tutti e quattro. Sì, se ricordo bene. Sì. Quindi allora alla fine non ho ben capito, cioè loro trovano il cigno là. Probabilmente sì, secondo me sì. Non lo so, secondo me sì. Magari andrò a rivedere. Sì, sì. Dopo... Naturalmente vado a rivedere dopo, non prima. No, per essere sicuro. Per essere sicuro di dire sbagliato, vado a vedere dopo. E quindi cominciano, il primo che si schiaffona è Seiya con Thor. Certo. E tutto quello... Lui arriva penultimo. Esatto. E si scopre qual è il suo barbatrucco. Che lui c'aveva il fratellino. Gemello, che è Bad. O Alcor. E che naturalmente noi da grandi... intenditori della Orsa Maggiore e che tutti nel modo o in un altro che nel guerriero l'abbiamo visto, certo. E quindi sappiamo com'è fatta la stella la costellazione dell'Orsa Maggiore. Sappiamo che c'è una stella della Orsa Maggiore che
non sempre, ma ogni tanto si vede una stella gemella, che è per l'appunto, forse veniva chiamata anche Alco, quella stella lì. E quindi in Cani il Guerriero era la stella dell'amore, che te quando vedi quella stella lì sei fottuto, fatti i segni della croce perché tipo hai 2 ore di vita. Qua invece viene utilizzata con il sistema del gemello, quindi il gemello ombra del di quello gagliardo, o comunque di quello paraculato. Poi dopo si scopre il paraculato, diciamo chi? Questo sì, però si scopre che insomma subito erano insieme, poi sono stati divisi e ce n'è uno fortunato e uno sfortunato. Poi quello sfortunato odiava quello fortunato, però gli faceva da ombra e da protettore. Lui ha sempre detto che l'ha odiato, ma quando poi si arriva, oh fratello mio, tu sei il numero uno. E comunque, con quali cavalieri si possono andare a scontrare se non i due fratelli dichiarati di Senseiya, se non con Ikki e Shun? E quindi così, la sostanza è quella. Se ne vince che Bad probabilmente è più gagliardo di Sid, o comunque, ma lì siamo sempre in quella, come possibile, quella dimensione dove la quantità di pugni e di sberle che prendono i cavalieri di bronzo ad Asgard è quasi infinita. Cioè Midgard praticamente prende a calci in culo Andromeda come se fosse una bambola, ma non solo, però poi lui viene sconfitto da, da quello che mi ricordo, Fenix. Però subentra il fratellone. Il fratellone quando arriva, cioè Fenix prende una scarica di pugni che la metà basterebbe a stendere un elefante. Altro che elefante, cioè una roba indegna. Tanto più che quando poi noi abbiamo visto i cavalieri, come si chiama, i generali degli abissi, questi sembravano merde rispetto a quelli di Asgard, perché quando arrivano sostanzialmente i cavalieri di bronzo, non è che fanno una gran cacciara per menarli, cioè addirittura Fenix a Lemure con un dito lo secca, cioè gli fa così. Quello sfruttava altre, un po' come Megres. Però questi sembravano proprio overpowered, no? E tanto più che se si va a vedere ogni scontro, alla fin fine i cavalieri di bronzo vincono sempre con un unico colpo, dato probabilmente con il cosmo maggiorato, hai capito, no? Così. Ma per 20-40 minuti... Perché devono vincere? Sì, per 20-40 minuti che prendono una sorta di botte che veramente, boh, non so, è proprio... Quindi era un po' sproporzionata la cosa. Ma infatti, diciamo che l'anime, pur migliorando il manga di Kurumada, è più bilanciato. È più bilanciato. Cioè l'anime è molto meno bilanciato. Lo andiamo a vedere anche in quella parte... dei 13 episodi dell'inferno, dove i cavalieri d'oro, i tre cavalieri d'oro, Mur, Ioria e lo Scorpione, si fanno menà da come si chiama? Dradamantis. Sappiamo che c'è questa barriera, però le armature d'oro sono rotte, ma le vedi spaccate. Quella è stata una scelta dell'anime, nel fumetto in realtà non si rompono le armature d'oro mai. Ma tant'è che comunque le armature poi nel Meikai, anche anime, mi sembra che ritornino sane. Mi sembra che adesso certo. Quindi vuol dire che anche lì c'è stato un cambiamento di rotta. Sì, certo. Anche perché poi Radamantis un po' viene anche ridimensionato. Certo, sì, dopo Radamantis viene preso per le orecchie anche da coso, da Canon. Sì, diciamo che però Canon si sa che... Radamantis ne dà tante. Ne dà tante. Cioè, sono più quelle che dà che quelle che prende. Sì. Comunque, al di là di questo, qui abbiamo questo Asgardiano, secondo me reso in una livrea ottima, nella sua posa di attacco dei bianchi artigli della tigre. Però io mi chiedevo, io me lo ricordavo nero. Nero dove? L'armatura, non me la ricordavo verde. No, è verde. Sì? Sì, magari un po' più scura, ma era... No. Di armature nere non ce ne so, era un blu scuro quella di Thor, ma no. Beh, anche, come si chiama, Orion era abbastanza scuro. Blu scuro, era sì. Questa me la ricordavo nera. No, assolutamente. Poi dipende, però assolutamente no. E
se comunque beccano tanti schiaffoni da lui, da Sigfrido, becca quelle pattone che che poi dopo anche Sigfrido ha il colpo del drago nascente, che a quel momento di dopo, dopo lui si immola contro il piffero, il pifferaio matto e vabbè però tant'è che questo è il nostro cavaliere God Warrior, secondo me reso in un modo ottimo. Noi adesso quanto abbiamo? 4 minuti. E allora in 4 minuti riusciamo un attimino a pesarlo e a farvi vedere che tutta l'armatura è praticamente in metallo con un'ottima stabilità e il mantello comunque funge da perno. Te lo tiene in piedi? Eh sì. Ma questo quanto costa più o meno? Allora aspetti, 256 grammi. Questa affare qua siamo sul centino. Ah vabbè. È umano. È più umano dell'umano. È più umano dell'umano. Naturalmente, tra le particolarità che ha, vediamo vediamo il beef, il zaffiro di Odino. E lui è comunque abbastanza devoto alla causa. Non devotissimo, sì, però. Sì. E dopo anche lui, sì, in realtà ho sempre saputo che c'eri tu a guardarmi le spalle. I finali di questi, di quasi tutti i protagonisti di Asgard sono sempre molto abbastanza, come posso dire, malinconici. Beh sì. Tutti, sì. Quasi tutti. Anche Thor fa una fine, io sì, lui era un po' coso di Hild, no? Quindi si sacrifica. Sai Thor, Mime con il padre Falken. Loro due come fratelli, perché ti ricordi che poi Bad o comunque Alcor prende in spalla. Sì, e non si sa dove vanno a finire. Vanno a finire là, si stacca lui il, lo zaffiro, però sostanzialmente capiamo che anche lui muore. Teoricamente, no? Sì. E Luxo sì, vabbè. Era un Fenrir. Forse più stronzo è Megres, che muore male poi. Cioè, bastardo. Fenrir era un poveraccio che stava con i lupi. Sì, perché il suo casato era decaduto, no, così. Poi lui muore sotto una valanga. Boh, vabbè. E poi Artax, che è cornuto di corte. Ma anche lui era malinconico, cioè erano tutti molto malinconici, erano tutti malinconici, cioè, lui comunque c'era di cose, ben motivo di bruciare. Sì, ho capito. E sì, quello più intelligente e le cose era per la prima. E avevo dei background fatti bene, sì. Se andiamo a girare dell'abissi, l'unico background che troviamo è quello del Kraken, che era amico di, o comunque è, ma tutti gli altri non hanno un grosso background. Beh, uno è pifferaio, l'altro è canon. Perché... sì, poi c'è quello brutto che è Lemuri, che non fa un cazzo, poi c'è quello che fa vedere tutte le sue mosse a Andromeda e si fa inculare, il cavallo del mare che è praticamente nullo, cioè non fa niente. Cioè, non fa niente. Sì, però sì, abbiamo Crisauro. Poi abbiamo Crisauro che è un po' più... sì. Però non ha un vero e proprio background. No. Loro invece te li facevano vedere proprio... ma perché era proprio studiata, proprio era studiata, per allungare. Sì, la... sì. E poi dopo mi faceva ridere anche Sigfrido, che ogni God Warrior che c'era... no, beh, ma di lui mi fido, gli spacca il culo. Sì, sempre. Cioè, gliela gufava... a tutti. No, ma questo è impossibile. No, perché lui no. Tutti seccati. E un po' come faceva il grande sacerdote dei 12 cani. Sì. Cioè, no. Cioè, l'ultimo era i pesci e vabbè, la sua perda. Porca troia, che io quasi quasi saluterei. Ci arrivano un po' di nomi, secondo me, per questa recensione di merda. Beh, a parte la promessa del sindacato, un voto glielo diamo. Glielo diamo. A me ha soddisfatto particolarmente, un 8 glielo do. 8? No, cioè un bel verde, un bel, sì. Una bella armatura. E poi sicuramente faranno anche suo fratello, penso. Penso proprio. Comunque però ne hanno fatti tre, vedremo. Vanno piano con questi. Mentre dei generali marini ne manca solo uno, quello bruttarello. Sì. Più Tetis in un certo qual senso. Qua invece ne mancano un po' di più. Però, vabbè, stay tuned. E la fanculo. Eh sì.